Cominciamo con la solita domanda generale. A parte che a me mi è dispiaciuto tantissimo vedere l'uscita di entrambi ieri. Com'è il bilancio di questa esperienza? Positivo, negativo? Anche l'eliminazione alla fine, dai, siete stati molto. L'avete presa con filosofia, diciamo così, dai. Ah, no, in Sì, realtà. è No, buono vedere ok. quello, poi. No, vabbè, il bilancio è positivo. Non può che essere. Per me era Natale, tutti i giorni. Ovviamente è stata una cosa positiva perché siamo usciti alla fine. Dove devo Sì. guardare però? Non È capisco. uguale, non ti preoccupare. Ovviamente è una cosa positiva perché siamo usciti alla fine. Dall'altro lato è negativa perché siamo Volevamo usciti. Però arrivare un po' più avanti. cosa abbiamo anche della nostra? Una bella uscita. Cioè, la mia e soprattutto anche la sua sono state delle belle uscite rivedendole in TV. Cioè, mi sono ricommosso io ancora. Anche io, se tu sei utile. Mi è piaciuto come si sono comportati con me i giudici anche all'uscita, veramente una bella scena, anche Cracco, questo lato paterno qui, cioè, si è creata un'empatia quasi paterna, mi ha fatto commuovere. E inizialmente, sai, c'erano le cazziate, quindi, però dopo si vedeva che mi cazziava, però mi dava anche dei consigli. E comunque con questi consigli qua mi ha fatto crescere. Sembra strano, ma è vero, in poco tempo. No, ma perché probabilmente, ma proprio io me ne raccolgo un giorno durante una mystery, non so che cosa c'era, Cracco ti aveva proprio cazziato, ma Ah, mi io ricordo. mi sono commossa, mi sono nascosta Invece perché io. proprio, e te l'avevo detto pure, lui non Io l'avevo era, presa però male. era un padre là che parlava a un ragazzo, quindi bellissimo, sono contenta perché si è visto proprio che ci tiene. Devo dire che è Perché vuol dire riuscito. che c'è la sostanza, se non è ci tiene perché è bello. Speriamo. No, devo dire che è riuscito a prendermi perché la cucina è la mia strada. Penso di saperlo, ma penso che l'abbia visto Cracco. Ed è riuscito a prendermi e a farmi capire chi sono, che posso avere anche delle doti. Invece uscire contro Gloria, quanto è stata dura, No, non è uscire Loredana? contro Gloria, uscire contro un piatto. Capita. Però l'errore l'ho fatto io, eh. Non è che ho fatto l'errore, io mi serviva un po' di tempo in più e non c'era. Potevo fare, togliere tutto e mettere due cubetti nel piatto, però no, non sono io questa. Nel piatto metto il pensiero che c'è, poi sta al giudice ritenere se quello è un errore troppo grave. Senza considerare il fatto che comunque è un piatto, è questione di tempo. Basta, si esce, io rischio e me ne prego. Rischio e vado e cado con la faccia a terra, però il mio rischio me lo prendo perché ci tengo a crescere e se non rischi non vai da nessuna parte, resti sempre indietro. Ma pensi non sia stata capita questa, perché tu spesso ripetevi che comunque tu rischiavi, magari ecco, oltrepassando certi Sì, limiti, e sì, sì. sottolineavi questo fatto che Non lo altri non so, non lo rischiavano so, invece. magari c'è un sottile, ci può essere un sottile filo dove il rischio poi diventa negligenza, può essere, ma siamo umani, io ci provo. Poi a Masterchef, io a casa mia non è che faccio così, a casa mia spadello, però a Masterchef voglio dire, io devo mettercela, io devo mettere me stessa, devo mettere me stessa, a rischio di fare la figuraccia, di fare. Non me ne frega, però deve esserci un pensiero dietro un piatto e non posso andare là e fare un piattino così giusto per cucinare. No, rischio, Vero. cado e cado con la faccia a terra e non me ne frega e sono orgogliosa di quello che ho fatto. Non tornerei indietro e magari smonto il piatto e lo rifaccio, no. Chi è più bravo? Allora, io avevo tre papabili. Avevi o quelli che sono Avevo rimasti? tre, adesso vi No. dico. Ma Avevo sentiamo. Roberto Perugini. Non so. Papabilissimo perché appena l'ho conosciuto mi ha raccontato, cioè, quello che faceva da mangiare era strepitoso. Loredana Martori, che è stata poi la prima che ho conosciuto. Prima che ho conosciuto che era vicino a me nel cooking, anche lei, toh, cioè, veramente bravo, visto. E vabbè, c'è l'altro papabile che è ancora dentro. Non lo dire, Valerio, ovviamente, ov ovvio che perché? tifo per lui. Valerio,
eravate un po' il Gianni Pinotto. Era un po' il Gianni Pinotto, eravamo un po' il Gianni Pinotto, ma sai, cioè alla fine siamo due ragazzi giovani insieme ad altri ragazzi che sono più grandi di noi, ci siamo trovati e abbiamo fatto un po' comunella. Ovvio, sono venuto a fare delle battute un po' così, ma oh, siamo ragazzi, abbiamo 20 anni. Siete diventati gli idoli del web comunque, eh? Sì. Quindi dai, va bene. No, sì. Mi chiedi, sfrutteresti il tuo appeal social per fare magari dei progetti legati al web? Ma sinceramente, io voglio entrare cuoco alla fine, cioè web, vabbè, per quanto può andare, per quanto rimani comunque famoso, per quanto, 2 mesi, sarebbe carino, sono giovane, a tutti i ragazzi piace, però cioè, cosa ti porta? Io voglio entrare cuoco, quindi ho già dato una risposta. Beh, di Gloria, se cioè non è che lei si autogiudica, la giudicano i giudici, quindi che colpa ne ha se i suoi piatti piacciono? Ben venga per lei, voglio dire, ci vuole pure... è fortunata, o il mio giudizio, cosa posso dire, io non sono uno chef io, quindi per quanto mi riguarda, per la sua cucina, quello che ho visto, non ho mai visto cose straordinarie, però invece sì, evidentemente ci sono. Bene. Quindi questo programma è utile sapersi vendere televisivamente parlando? Allora, secondo me in realtà nella vita bisogna sapersi vendere sempre, è ovvio, no? Quello che tu fai, non sapersi vendere, quello che fai, un architetto se non vende il suo progetto, che se non lo fa capire per esempio al cliente, non lo capisce il cliente, io lo sai far... Ovviamente. Cioè, la cucina... Ma ovviamente la cucina lo spettatore non può sentirla, bisogna sapersi vendere. Ma non credo che... uno debba andare avanti perché ha saputo vendere il piatto. Io penso che assaggiandolo avranno assaggiato e era buono. Non voglio pensare nemmeno, non lo voglio manco pensare che un piatto va avanti perché io l'ho saputo vendere. Non lo voglio proprio pensare. In architettura può funzionare, ma in cucina voglio sperare che non sia così. Però deve anche essere bravo. Appunto, lo fai il piatto. Quindi... Cioè, io ho sbagliato tante volte come sono stato lì. Stavo così, ma perché... Ma non ti hanno fatto passare? No, ma infatti, no, sei no. Stato No, però sai, ti hanno fatto passare perché probabilmente bisogna un po' venderci quando presenti il tuo piatto, non dire non mi piace questo, mi piace questo, bisogna dire ho fatto questo, quindi, è buono e mi piace. Confermi il nome Polpo 25 che avete detto. Secondo me era bellissimo, no, comunque, lo devo dire. Il nome ci stava, perché io non ho capito il 25. Oh, allora, piaceva il nome. Non so cosa fare, una misura. Ho chiamato proprio speciale. 25. Sì. Ma invece secondo me è un nome moderno per un piatto. Cioè. I piatti sono opera. Ah, ma no, però un'opera d'arte, però non ho capito veramente. Ma il sì, nome. Io l'ordinerei il polpo 25. Suona bene, però. Suona bene, secondo me.